Sono le 15:45 della 14 dicembre 2023. Mi trovo a qui il mio orto, sì, Comune Luca de Marzi. Allora, qui a 6 km di distanza di Nadaria c'è Monte Labrone, vedete, Comune di Trasacco. Bella, ho ingrandito, mentre impiccolisco così si vede poco. Ci spostiamo da questa parte e ancora più in fondo vediamo l'estrema periferia. Sì, allora noi ci troviamo nell'altipiano del Fucino, questo è l'ex lago del Fucino. Dove mi trovo io sarebbe il lato ovest del lago del Fucino. Dunque, da qui, da Luca de Marzi, lì sotto c'è Venere, frazione di Pescina, sono circa 21 km. Va bene, rimpiccolisco, rimpiccolisco e guardiamo da questa parte. Allora, questa è grandezza naturale, vedete? Quello che vedete in fondo, ecco qui dove ci sono quelle nuvole, le montagne in fondo, è la Valle Longa. E lì ci si trova il comune di Collelonga e via la Valle Longa. Da qui a Collelongo, linea d'aria parlo io, sono circa 13 km, mentre strada facendo qualche chilometro di più. Queste sono montagne di Luca de Marzi, ecco qui, sì, a farmi ingrandire, neve non ce n'è, è male, e non va bene con cielo. Là c'è Montebello, Monte Alto e via di seguito, ecco qui. Vedete? Allora, rimpiccolisco e vi faccio vedere una cosa. Io mi trovo qui all'estrema periferia nord-est del comune di Luca de Marzi. Ecco qui, fammi rimpiccolire, rimpiccolire, anzi più precisamente, questo è proprio l'estremo nord del comune di Luca de Marzi. Ingrandisco, ingrandisco, ingrandisco e ci soffermiamo in particolare. Questa è la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Vedete? Beh, da qui a lì saranno circa 1500 metri. Mentre più sotto praticamente c'è il cimitero del comune di Luca de Marzi. Vedete? E vi faccio vedere, vedere. E qui, questa seconda fila, questa qui, sono l'ultimo, vedete, sembra tutta casetta, no? Sono 1, 2, 3, 4. L'ultimo, se non erro, ci saranno circa 150 nuovi loculi terminati, se non erro, una novantina di giorni fa. Fammi rimpiccolire, rimpiccolire, rimpiccolire. E questo è Montebello, area archeologica città Ancizia, 3-4 secolo a.C. E adesso, dal momento che mi ci trovo, guardate il Luca de Marzi, adesso metto di traverso, rimpiccolisco, 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 così abbiamo una visualizzazione più completa, ma più piccola. Partiamo da nord, cimitero. Anzi, guardate qui, vedete il traffico? Il traffico? Guardate sopra, adesso sta passando un camion, è la strada provinciale, strada provinciale, un altro camioncino bianco. Vabbè, se ci si prima, vabbè, più sotto dalla strada provinciale a circa 50 metri più sotto c'è la strada Circonvicenza e qui ancora più sotto c'è la variante. Allora, continuiamo la visualizzazione per intero del comune di Luca de Marzi. Guardate quanto è bello Luca de Marzi, rimpiccolisco di più, ecco così si vede meglio. Allora, in effetti, il comune di Luca de Marzi si trova ai piedi delle montagne, quindi là ci sono diversi palloni, c'è il pallone Moretto, c'è un altro pallone, il pallone Staglio via di seguito. Quindi la lunghezza del comune di Luca de Marzi, qua non è che si vede tutto, iniziando da qui, l'estrema periferia nord fino all'estrema periferia sud saranno circa 2 km. La larghezza, bene. La larghezza massima del comune di Luca de Marzi, che si parte qui dal centro dove c'è la chiesa, dal
dalla chiesa sopra fino all'estrema periferia sotto saranno circa 1500 metri di larghezza. Il comune di Luca de Marzi conta circa 6.000 abitanti. Vi faccio vedere, ecco, vediamo, ecco il campanile, vedete? Quello più alto, più sotto c'è la chiesa. Luca de Marzi ha due chiese. E questo che vedete qui è quel che rimane del rimboschimento. I due terzi è stato distrutto da incendio doloso. Ma sembra il 2014. Più sopra c'è un'altra pineta, vedete? Questa c'è una cinquantina d'anni sopra. E la pineta è nudice melanza. Più sotto qui, ecco, vedete? Sembra una piccola falesia, dove vedete qui al centro sopra. Quella è la cava in disuso. Adesso vi faccio vedere per ultimo una bella casa. Allora, questo qui è il vallone Moretto. A me rimane un bel periodo lavorativo. Ho lavorato nel rimboschimento nel 1985, ma sempre una novantina giorni, e ho avuto modo e occasione di osservare, qui sono passati praticamente 38 anni, 38, quasi 39 anni. E i pini sono cresciuti, sono molto molto grandi. Anzi, i pini più grandi, ecco qui non c'è stato nessun incendio doloso, è veramente chi ci va ha piacevoli sensazioni. Si vede il belvedere di Luca de Marzi, da lì sopra guardando sotto anche il belvedere dell'altipiano del Fucino, e soprattutto sono pini, sono l'altezza media sui 30, anche 40 metri. Va bene, un saluto da parte di Tommaso Pena. Ah, a proposito, dimenticavo. Beh, certamente la croce non si vede qui, però quella è Montebello. C'è la croce con l'altro versante, praticamente la cima dove c'è la croce fa confine con il comune di Luca de Marzi e il comune di Civitella Roveto. Mentre la cima alla di Montebello, questo versante è Comune di Luca de Marzi, il versante ovest è Comune di Civita d'Andino. Quali sono i paesi che confinano con il Comune di Luca de Marzi? Bene, il Comune di Luca de Marzi confina, ecco qui, con il Comune di Trasacco, poi confina con il Comune di Collelungo, con il Comune di Civita d'Andino, con il comune di Civitella Roveto, con il comune di Canestro, con il comune di Capistrello, con il comune di Avezzano Combina e combina anche con il comune di Celano. Sono nei terreni, tutti gli altri comuni combina, fatta eccezione di Collelungo, Villa Vallelonga, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Capistrello e Canestro, con questi comuni confina solamente con le montagne, mentre negli altri comuni di Trasacco, poi a proposito, non è confina solo il comune Trasacco, perché sicuramente confina pure con San Benedetto, vabbè, io ho detto così sommariamente per quel che mi ricordo senza soffermarmi, anzi aggiungo di più, sì, aggiungo di più. Praticamente io l'altro ieri, il giorno 12, qua non è che so vedere, fammi passare un attimo qui, così vi racconto benissimo quello che è successo l'altro ieri. Allora, praticamente il giorno 12, sì. Il giorno 12 dicembre 2023 ho avuto l'occasione di andare in bici da Luca de Marzi alle Forme. Poi vi racconto tutto l'iter escursionistico ciclistico che ho effettuato.